cominciato come tutti alla Vitolo. Smerciavo roba contraffatta. Gli affari andavano bene e mi hanno dato fiducia. E la droga? I primi tempi mi chiedevano di ripulire i latitanti. Io li portavo in negozio e intanto facevo carriera nell'organizzazione. Ma Resci lo sapeva che fregavi il clan? No, l'ho saputo quella sera. Torti aspettava i suoi uomini. Si fidava di lui. Gli era utile. Fernando ha studiato. Poi che è successo? Mi ha chiamato. Io aspettavo una donna e loro me ne avrebbero mandato un'altra per farmi fuori. Prima di quella sera vi eravate più sentiti? Io sapevo che c'era. E per lui valeva lo stesso. Bastava un cenno. E al momento del bisogno ci saremmo ritrovati. Torti doveva pagare. E ha pagato. Ma la pace... la pace non la trovo lo stesso. Se ho bisogno di Fernando... Fernando ora non c'è. Con le nostre medicine abbiamo vinto la febbre. Non è niente di grave, vero, dottore? Non posso ancora dirle nulla di preciso. Mi aiuti? Non voglio che muore. Fallo stare bene come ha fatto con me. Lo farò. Adesso però vai con Suor Lucia. Allora, dottore. La ferita si è infettata e i sintomi sono alquanto preoccupanti. Un bel casino ha fatto. Vengo un attimo qui. Sto parlando con lei. Non c'è bisogno. Vengo. Ascolti bene, sì. Santini e i proprietari sono tutti d'accordo per aiutarla. Lei? Le do 24 ore. Ma lei è in regola con la richiesta del progetto? Manca solo il primario. La può fare? Ci pensi bene. Tutta questa gente che la segue con fiducia non se lo merita di essere delusa. Lo so. D'accordo. 24 ore, non un minuto di più. Grazie. Andiamo, ragazzi. Cosa stanno costruendo? Il San Paolo, che nel 1997 sarà la più grande banca d'Italia. Attenzione! Come fai a saperlo? Sei Nostradamus. Nostradamus, svelami, cos'è la ricchezza? Paolo, guarda. Donna Nunzia, purtroppo, Mondorci e figli stanno guaiate malamente. Hanno pure messo in vendita le macchine grosse. Ah, e le dobbiamo comprare noi. Potrebbe essere una buona occasione. Se stanno in scannaggio, le compriamo con 3 soldi. Ma che stai dicendo? Io lo dicevo per voi. Tu sei George? Niente di importante, stai tranquillo. Va tutto bene. Massimo! Ci sua. Ma i mortacci di che ho? Con che ce l'hai? Ma come? Dico un amico che c'ho un movimento. Dico che mi servono 2 tosti. E chi mi manda? Asilo nido. Oh, senti, asilo nido ce la dico, capito? Tu non ti preoccupare, dici quello che dobbiamo fare e noi famo. Sentite, lasciamo perdere, eh? Aspetta, andò vai, fermate. Quanti soldi ci stanno su sto postale? So 10 cucuzze a testa per i 2 soci. Però lì se serve, si lavora con questa. Vabbè, lo sai che pure me fa questa? Sì, buonasera. Ci rivediamo quando vi siete fatti la cura dopo mattina. Oh, profugo, ma chi pensa sta a parlare, eh? Guarda che te stai a parlare con 2 che hanno ammazzato Pasolini. E chi è che vi avrebbe chiamato a voi 2? Oh, che vuoi, che te frega a te? Che me frega? Lillo, ma che è, cari? Quindi quelli mi hanno visto. Come io conosco loro, loro conoscono me. Quando facevo servizio nella zona, loro erano già latitanti. Io ci ho parlato con il padre, il nonno di Presti Filippo, il cugino di Scarpuzzetta. Quindi sono un uomo morto. No, tranquillo, non ti succede niente. E ce l'hai pali, se passano non si avrà anche presa in rivia. Fuori dall'area, presamente, per Tassotti che è dritto su Massaro. Eeeh!
Thank you.